alla sigla. Allora, in questa puntata vi spiego le tre caratteristiche della musica. Allora, vediamo dove partire. Sappiamo tutti che esiste un'altezza delle note, un'intensità e un timbro. Che cosa sono queste tre caratteristiche famose? Perché ho scelto questo strumento? Ora vi spiego. Allora, l'altezza che cos'è? L'altezza è il numero di vibrazioni al secondo che un corpo può emettere. Che significa? Qual è la differenza tra un do basso e un do acuto? Do, cioè tra questo do e questo do. Sentite che è sempre do. Do. Qual è la differenza? La differenza è appunto le vibrazioni che si emettono in un secondo. Ora, non sto a disegnare graficamente, fisicamente, quanto detto, ma significa che in un tot di tempo c'è un'onda, diciamo, c'è un qualcosa che sta vibrando. Se questo qualcosa vibra velocemente, il suono è acuto. Se questo qualcosa vibra lentamente, il suono è più grave. Quindi qui, mentre battiamo qui, stiamo emettendo le vibrazioni che vanno così. Qui, un po' di meno. Cosa sono queste vibrazioni? Queste vibrazioni sono degli spostamenti d'aria che noi arrivano all'orecchio e in modo col fenomeno ondulatorio che non so spiegare. E battendo questo martelletto qui, tac, questo cosa crea? Uno spostamento d'aria e quest'aria arriva nell'orecchio, poi l'orecchio va nel timpano, quindi questa membrana che amplifica, poi entra in un organo chiamato organo del Corti, fa alcuni processi e poi arriva al nostro cervello. Quindi il primo elemento da conoscere è l'altezza dei suoni, cioè la differenza tra un do acuto e un do grave. Ad esempio questo è un, ora non ricordo cosa, poi lo vedremo, questa è una nota, ma sicuramente questa è una nota più alta, più alta, più alta, più alta, più alta. Questa si chiama altezza dei suoni, appunto quanto è alto, quanto è basso un suono rispetto a un altro, cioè do, re, mi, fa, do. Questo sulla chitarra è uguale, cioè do, la scala di do. Qual è la differenza tra questo e questo? Che quello più acuto sta facendo delle vibrazioni, sta vibrando molto più velocemente rispetto a quello di prima. Quindi questa è l'altezza dei suoni. Ci sono due cose molto importanti da sapere. In fisica, un oggetto, cioè questo pezzo di metallo, ha un certo numero di vibrazioni, come anche la corda. Però quello che noi percepiamo è soggettivo. Quindi, nella fisica, nel mondo reale, ha sempre 440 vibrazioni. Però noi potremmo percepirlo come un'altra cosa. A seconda quindi dell'età, a seconda della persona, a seconda se uno disturbi, ognuno di noi percepisce il suono in modo diverso. Che, bene o male, è sempre quello, cioè un bassista là, fai là. Però, una cosa è, si chiama frequenza, che è nella fisica, dice appunto quante volte vibra questo corpo, appunto la frequenza, quanto è frequente questa vibrazione. E una cosa è l'altezza, che noi percepiamo. Quindi mondo fisico e mondo percettivo. Altro elemento, intensità o ampiezza, stesso discorso. L'ampiezza è una cosa fisica, quello che succede durante il materiale, poi noi la percepiamo in modo diverso, ognuno di noi. Che cos'è l'ampiezza, l'intensità? È quanta energia si dà allo strumento, cioè una cosa è fare così, quindi stiamo suonando piano,
Una cosa è fare così. Sta suonando molto forte. Che succede? Che nell'aria, fisicamente succede che nell'aria, il numero di vibrazioni è sempre uguale a quello di prima. Cioè non c'è differenza tra suonare piano e suonare forte. Le vibrazioni vibrano, hanno sempre quel numero al secondo. Però la quantità di energia, la densità che si crea nell'aria, quando suoni così è molto più forte. Quando suoni forte. Quando suoni piano è molto più debole. Cioè queste molecole che arrivano qui, arrivano piano piano, lo spostamento sono così. Quando sono forti, sono tutte pensate che arrivano molto più forte. Questo è l'altro elemento. L'ultimo elemento è il timbro. Che cos'è il timbro? Il timbro è la qualità che ha ogni strumento, oppure ogni qualsiasi corpo, qualsiasi cosa che possa esistere, di mettere un proprio suono. Cioè, noi siamo capaci di distinguere il suono di questo xilofono rispetto a una chitarra. Perché? Perché questo vibra, diciamo così brutalmente, vibra l'aria, sta vibrando in un certo modo. Mentre quando suona chitarra, l'aria si sposta in un altro modo. Parleremo magari in qualche video più dettagliato di frequenza fondamentale di armoniche. Per spiegare. Il timbro può cambiare anche nello stesso strumento, cioè vedete queste due bacchette, una è gommata e una è senza niente, un legno normale. Suoniamo la stessa nota, però con due bacchette diverse. Guardate come cambia il timbro, cioè la qualità del suono. Qui sentite questo suono un po' gommato, però quasi stoppato. Sentitelo con l'altro, quello senza gomma. Vedete come è più squillante, perché appunto non c'è la gomma che ferma un po' il suono. Questo. Eppure la pressione che sto dando è uguale. Sentite questo. Lo colpisco con le dita. Lo colpisco col cellulare. Quindi il timbro è formato sia dall'oggetto che deve vibrare, ma sia dall'altro oggetto che colpisce l'oggetto che mette in vibrazione. La chitarra, ad esempio, se la suoniamo col pollice, ha un certo timbro. Se la suoniamo con un'altra cosa, tipo questo, ora mi uccido, questo qui, ne ho un altro, vedi? Pollice. Timbro. Perfetto. A cosa servono queste zucche sotto, queste zucche vuote? Queste zucche servono per amplificare il suono. Cioè, abbiamo parlato di altezza prima, ok? Vedete questo strumento, vedete che queste barrette hanno lunghezza diversa e dimensione diversa. Perché? Se fossero tutte uguali, emetterebbero tutto lo stesso suono. Invece, abbiamo parlato prima di vibrazioni, cambiando la forma, la dimensione, per alcuni parametri fisici che non vedremo, cambia il numero di frequenze al secondo. Questa che è più stretta e più piccola vibra in un altro modo. Potete farlo anche voi a casa, prendere dei pezzetti di legno di diversa lunghezza e vedere che se li percotete hanno un suono diverso. O prendete dei bicchieri, gli mettete dell'acqua, a seconda dell'acqua che mettete hanno un suono diverso. Le corde, perché le corde sono diverse? Perché cambiano sia spessore che lunghezza. Sulla chitarra la corda è più piccola e finissima, mentre quella è più grave, è più grossa. Quindi anche il diametro della corda è importante. Nelle corde è importante il diametro e la lunghezza. Qui è importante la dimensione. Allora, vibrando, cioè suonando questo, fa delle vibrazioni. Tic. A cosa serve la zucca? Queste vibrazioni vengono captate, diciamo così, dalla zucca che vuota. All'interno della zucca si creano una sorta di riflessioni delle onde e le toglie fuori. Le rimette fuori.
Senza quello, facciamo un esempio, per essere, vediamo. Ora gli metto la mano, sempre se non me la rompo. Ecco, ora l'ho bloccata. Ora la zucca è chiusa. Sentite? È semi chiusa, non ce la faccio. Sta sentendo solo il suono di questa zucca. Ora sentiamo il suono amplificato, cioè questo suono che da qui va nella zucca, la zucca fa da cassa di risonanza e allora anda fuori, sentite? Più forte. Questo suono viene risucchiato dalla zucca e sputato fuori così, molto più energico. Ok, possiamo prendere in esame un altro strumento. Questi furono esperimenti fatti da un calabrese che studiò a Crotone, proprio dove sono io, la mia origine, che si chiama Pitagora. Allora, lì abbiamo visto lo xilofono con le diverse dimensioni delle barrette. Qui invece abbiamo uno strumento che non so come si chiami, però vedete qui le corde. Questa è più grossa, questa è più fina. Quello che vi dicevo, il diametro è molto importante per l'altezza. Quindi questa corda va da qui a qui e fa questo suono. Se quando noi pizzichiamo una corda e premiamo un tasto, che facciamo? Non facciamo altro che tagliare la corda. Quindi se io metto qui, la corda non è più lunga da qui a qui, ma sta vibrando da qui a qui, quindi la dimensione si accorcia, vedete? Per questo cambia il suono, perché stiamo accorciando la corda, cioè stiamo aumentando le vibrazioni. In questo senso no. Cioè più, così si chiama, diapason, più accorciamo il diapason, più aumentiamo la frequenza.